Sono tra gli artisti più amati di Catania e dintorni, due generazioni di cantautori e band che dagli anni 80 ad oggi, spaziando dal rock al pop alla musica leggera, danno voce alle passioni, gli slanci e le inquietudini contemporanee, senza dimenticare quella sana e irriverente ironia tipica degli artisti made in Sicily. Insieme hanno accolto con entusiasmo l'invito del comitato dell'AIRC di Catania, Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, a salire sul palco del Teatro Massimo Bellini a sostegno della ricerca scientifica. Il concerto live Catania per AIRC, musica e ricerca, in programma domenica 11 novembre a partire dalle 20, vedrà sul palco il giornalista Salvo La Rosa e ospite straordinario a sancire il legame tra due generazioni di artisti, il decano dei presentatori Pippo Baudo. L'AIRC raccoglie e finanzia la ricerca scientifica sui tumori di più di quanto fanno il Ministero della Salute, il Ministero dell'Università e della Ricerca e il CNR, tutti e tre messi insieme. Di fronte a un paese che finanzia così poco la ricerca, i cittadini di fatti volontariamente subentrano e sostituiscono. I risultati scientifici, no, naturalmente non tutti soltanto dei ricercatori ARC, però l'ARC in Italia finanzia 5.000 ricercatori che possono fare il loro lavoro soltanto perché sono i fondi ARC. I risultati importanti si vedono da che cosa? Dalla durata della sopravvivenza dopo la comparsa del cancro, che enormemente aumentato negli ultimi 20 anni, e si vedono anche dalle terapie che, oltre ad essere più efficaci, sono meno dannose. Tutti hanno paura della chemioterapia, delle radiazioni. Le terapie di oggi sono meno invasive e meno dannose di quante erano le terapie pur efficaci di alcuni anni fa. Beh, già il nome dice tanto, è Catania per AIRC, musica e ricerca, quindi una grande festa organizzata appunto col patrocinio dell'AIRC, che è l'Associazione Italiana per la Ricerca contro il Cancro, coadiuvati dal Teatro Massimo Bellini, che ci offre questa stupenda cornice fatta di arte e di bellezza, per una serata meravigliosa alla quale interverranno i migliori artisti della scena catanese e siciliana, accompagnati da una band formidabile di 11 elementi diretta dal maestro Denis Marino. Quindi vi aspettiamo tutti domenica 11 novembre alle ore 20 qui presso il Teatro Massimo Bellini di Catania per contribuire alla ricerca contro il cancro.